Oh! Ma intanto guardate ragazzi, abbiamo un ospite. 10.000 mi piace per un prossimo video con la mia fidanzata e mia sorella. Fame, fame. Oh, signori, signore, sono Luca Campolunghi e benvenuti in un nuovo video. Anzitutto volevo ringraziarvi di cuore perché siamo arrivati a 300.000 iscritti. Vi avevo promesso un taglio drastico ai capelli. Ma dovrete aspettare un attimo. No, vabbè, ci sarà, questo taglio ci sarà perché... ormai è giunta l'ora. Uno, perché non ce la faccio più. Due, perché ve l'ho promesso. Tre, perché Alice non ce la fa più. Comunque, domani è Pasqua. Sì, eh sì. Quindi, quale video migliore per augurare la Pasqua a tutti quelli che ci guardano? Ieri sera siamo andati a svaligiare il supermercato. Abbiamo comprato una marea di uova di Pasqua e oggi siamo qui per provarle tutte e giudicarle. Quale sarà l'uovo di Pasqua più buono? Intanto scrivete qui sotto nei commenti il vostro preferito. Io ho già un'idea, anche per me già l'ho deciso. Primo uovo, Kit Kat. Primo uovo, assaggeremo l'uovo di Pasqua del Kit Kat. Per PlayStation. Tra l'altro si può vincere anche la PlayStation con questo Kit Kat, vabbè. Io direi di iniziare l'unboxing. Bravo. Questo, butta. Moreno, raccogli tu poi, eh. Sì, sì. Primo uovo di Pasqua. Dalle mie parti l'uovo di Pasqua si rompe così. Oh, bestia! Sì, va bene. Ma... fatto, amore. Vedi che si rompe più facilmente con la fronte. Allora, anzitutto... Il giochino dobbiamo fare l'unboxing. Io unboxing, io. Carino. Maniglietto di cioccolato. Un Kit Kat. Quindi, poi sceglierete voi nei commenti chi dovrà ricevere tra noi tre tutti i premi delle uova di Pasqua. Un pezzettino. No, vabbè, fighi, se mangiamo tutte le uova siamo rovinati. 3, 2, 1. Buono, eh? È buono. Sa di chi? Sì, esatto. Più cioccolatoso, forse. Allora, basta, vai, metti dentro. Tanto poi Pasqua, tra la sua famiglia, la mia famiglia, i nonni, i genitori, ne abbiamo di dare le uova di Pasqua. Valutazione generale. Allora. Buono. Mi è piaciuto. 8. Io dico 7 perché per i miei gusti è troppo cioccolatoso. 7,5. Doveva sentirsi un po' di più il Kit Kat. Quindi media 7,5. 7,5 è la media. Bene, andiamo al prossimo. Allora, voi lo sapete che io sono un amante del cioccolato bianco. Anch'io. Quindi buono Galak. Sono super curioso perché io sin da bambino... Vai, unboxing, chi lo fa? Inizio io. Vai. Io posso dire una cosa? Vai. Cioccolato bianco abbinato al cocco è molto buono. Mamma mia! Cioccolato bianco così. Vediamo. Ma che bello! Niente, si divertono a tirarmi le uova in testa. L'hanno provato due volte, l'avessero rotto una volta. Provo io? A posto. Pezzo di qua. Pezzo. Andiamo di... caldo. Grazie. Le carte memory con i mini Galak. Le carte memory, bene, ormai l'ha detta ai regali è mia mamma che è nel fuori onda, saluta, fai sentire la voce. Ciao ragazzi. Ecco, mia mamma l'ha detta a tenere i regali e poi decide. Il cioccolatino mi piaceva di più. Tre. Assaggiamo. 3, 2, 1. Buono. Buonissimo. Anche a me. Io 9, buonissimo. Io un bel 8,5, sono amante del cioccolato bianco. 6. È buono, però il cioccolato bianco abbinato al cocco 10 volte meglio, cioè così non mi sa di niente. Quindi, voto 6, 8,5, 9. La media dovrebbe essere, dalla regia vi dicono, 7,83.
Quindi per ora supera il Kit Kat. 8 meno, va bene. 7,8. Prossimo devo decidere io. Vai. Ho scelto già perché... Pikachu! Ecco, non c'è più Luca. Quello dei Pokémon, non della Pikachu. Cioè, l'uovo dei Pokémon, che cos'è? Cioccolato finissimo al latte senza glutine. Apritelo voi due. Io mi dilego, almeno finché non spaccate l'uovo io non torno. No, spacchi tutte le mani. No, spaccatelo voi, tiratevelo in fronte quanto volete. Vai, giro una legnata. Pronto? Niente, ragazzi, io farò così fino alla fine del video. Ma l'orologio! Bello! Si illumina, mettimelo. Mo non ci sta. No, il polso è troppo. Io ce l'ho il polsino. Bene. Superman! Ah no, questa era Ben 10. Ben 10. Vai. Roots! Ecco, io la mira peggio. Questo è senza glutine, quindi. Questo è senza glutine, senza tra glutine, l'altro. 3, 2, 1. Buono. Anche questo è buono, ma per i miei gusti è troppo cioccolatoso. Io sono sul 7. 6 e mezzo. Anche 7. Media dalla regia mi dicono ancora che qua. 6,83, quindi per ora quello dei Pokémon si posiziona al terzo posto. Ricominciamo il giro e mi scegli. Ferrero Rocher. Attenzione. Mi ispira. Minuscolo questo poi. Uovo di Pasqua Ferrero Rocher. Ah, ti spoilerano già cosa c'è all'interno. 3 Ferrero Rocher. Come da tradizione, siccome io voglio arrivare integro alla fine del video, prego. Via. Posso venire? Sì. Posso. Prego. Eccole. Che carini. Ah, qua non ci sta. 3 Ferrero Rocher a Cruz piace il cioccolato. Vai. Pronta? Ecco, ma diciamo che la mia mira è pessima. Allora. Tieni. Piccolino, già la nausea. Tieni, stai mangiando troppo cioccolato. 3, 2, 1. Questo sa proprio di Ferrero Rocher. No, è buono. Buonissimo. 9. Però troppo, cioè tutto l'uovo è troppo. Anche secondo me è troppo consistente, però è veramente buono. 7,5. 8,5. Media 8,3. Questo primo in classifica. Ebbene sì, ragazzi. Gli idoli di tutti i bambini. I me contro te. Prendiamo l'uovo di Pasqua dei me contro te, perché sono curioso veramente di assaggiarlo e vedremo quale sarà il voto. Io me ne vado, aprite. C'è una cosa. Sì, no, ma c'ho un occhio nero tra poco. Vai, vado. Okay. Posso sapere una cosa? Perché quando non ci sono io non ve lo spaccate in testa? E non abbiamo la testa. Non abbiamo e voi non avete la testa? No, la tua è meglio. A me? Cos'è? Un astuccino. Ah, si può attaccare la cartella, ci metti dentro qualcosina. Un astuccino dei me contro te? Fai l'annusi. Cruz! No, papà, stai russando. Anche questo è cioccolato al latte, quindi dovrebbe essere simile a quello dei Pokémon. Però questo è col glutine. Vediamo un po'. Yeah. Vai. Buono, normale. È molto simile a quello dei Pokémon. Io gli do un 8. Io... è buono, perché si sente tanto che è cioccolato al latte. 7,5. 7. Media, 7,5. Buono. Grandi aspettative, bravi me contro te, complimenti. Intanto guardate ragazzi, abbiamo un ospite. Lui però il cioccolato no. Ragazzi, c'è Cocco sotto il tavolo che non vede l'ora che cade il cioccolato. Il problema è che il cioccolato non è consigliato. Quindi dopo, guarda che tu hai già fatto la pappa. Mentre noi stiamo assaggiando, lui è sotto nelle cartacce a giocare. Vai, mettilo giù. Rimangono 2 uova di Pasqua. Per ora al primo posto c'è l'uovo della Ferrero Rocher, giusto? Perché sapeva tanto di Ferrero Rocher. Buono. Vediamo, attenzione. The next is questo. Di Vanini. Nel cuore del cacao. Nel cuore del cacao è cioccolato bianco, granella di pistacchio salata. Mamma ragazzi, allora il cioccolato bianco e il pistacchio io li amo alla follia. Se questo uovo è la combo perfetta,
Posso dare anche il 10 volendo. Problema, non mi piace il pistacchio. Neanche a me. Cioè, mi piace il pistacchio così da mangiare, ma quando fanno le cose al pistacchio no. Sperato. Vai. Ma è già rotto. No, è già rotto? No, sì. Ok. Mamma mia. Dentro. Che buono. Cos'è che è? Sono dei fogliettini. Quello cos'è? Una luce. Una torcia. Accendila. Qui invece c'è il grande concorso per vincere i viaggi in Sudafrica. Subito! Ci proviamo noi! Subito! Tengo io questo. Non lo do a te. No, no, no. Decide no, questo lo do. Tutto Cruz. No, quello lo tengo io. Prego, Cruz. Io te lo conservo qui. Va. Allora, qua io lo ammetto, ragazzi, ho grandissime aspettative. 3, 2, 1. No, proprio no. Ma... perché col pistacchio si sente un sacco il pistacchio, esatto, è salato. Mm, ragazzi, che buono. No, io no. No, a chi piace è buono, però... A chi piace sì, però è troppo salato. 9,5. È un punto debole per me, ragazzi, è troppo buono. Io do 6 per lo stesso fattore dell'altro, perché avevo dato 6 il cioccolato bianco. Mi abbassi la media così drasticamente. Io anche 6. È buono, ma non mi piace il pistacchio, quindi non... C'è tua mamma che gioca con la luce. 9,5, 6 e 6, qual è la media? 7,1. 7,16 a dire il vero. Niente, hanno rovinato drasticamente la media. È arrivato il momento. L'abbiamo tenuto per ultimo. L'abbiamo tenuto per ultimo. Perché da quando siamo nati a questa parte, penso che questo è l'uovo che ancora è imbattuto per papille gustative. Mamma mia. Siamo arrivati alla grande verità. Anche quest'anno l'uovo della Kinder sarà il più buono? E intanto il Ferrero Rocher ha 8,3, quindi è buono. Il Ferrero Rocher, ricordiamo che il voto da battere è 8,3. L'abbiamo tenuto per ultimo perché sapevamo tutti che era il più atteso. Posso aprirlo io questo? Posso sbatterlo in testa? No. Allora non puoi. No, dai, fatemelo aprire una volta. Anzi, la valletta. Questo voglio che lo apra mia mamma. Prego. Vai, Cruz. Debbie. Mamma, l'uovo della Kinder. A te l'onore di aprirlo questo. È arrivato il momento dell'uovo più atteso. Aperto dalla donna più attesa. Proprio... Ma... Non ci credo, guarda. Ma veramente, ma pure mia madre. Ma... Via! Oh, no. Questa è... Vai, questa cioè, è ma la guarda come l'ha rotto, perfetto. Debbie. Sì, ma... Topolino. Il compito è montare il topolino e tornare quando il topolino è montato. Tieni, queste sono le istruzioni. Servono, cioè, però pure tu che mi tiri l'uovo in testa. Ma in testa stavolta, non si sì, sai esatto. Perché? Perché è una donna intelligente. No, si rompe sulla fronte di solito. Non nell'occhio. Smettila. L'uovo più desiderato. 3, 2, 1. È Kinder. Questo. Mamma mia, questo. Il più buono. Eccolo! Mi ha montato. Che dire? Voto. 10. Ragazzi, incredibilmente, inaspettatamente, vince l'uovo Kinder con una media del 10. Papà, prego. Si è svegliato. Hai sentito l'uovo Kinder? Ti sei svegliato? C'è il profumo dell'uovo Kinder, buono. Ah. Voto? 10. Quindi podio. Andiamo. Primo posto Kinder. Secondo Ferrero. Ferrero Rocher. E al terzo posto Galak. Sei felice? Speriamo sia giusto, se no la vedrete qua perché siamo certi. E soprattutto fatemi sapere se prossimamente volete un video anche con Coco, che magari a lui piace stare su YouTube, è vero. Comunque ringraziamo i miei genitori da dietro le quinte, se volete fare un saluto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi e buona Pasqua a tutti. State in famiglia che è importantissimo stare con la famiglia. Natale con chi vuoi ma Pasqua con chi sei. No. Vabbè ragazzi ringraziamo Alice. Ringraziamo Alice, ringraziamo mio papà. Ringraziamola sempre Alice. Noi siamo arrivati alla fine di questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto. Scrivete che video vi piacerebbe vedere prossimamente. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Mettere mi piace. Mettete se vi piace. E attivate la campanellina. E condividete. E poi dite se veramente abbiamo gli occhi uguali.
Vabbè. Ragazzi, buona Pasqua a tutti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.